Nome: Riccardo. Cognome: Uleri. Data di nascita: 31 ottobre del 72. Professione: imprenditore. Le tue passioni: informatica, tutto ciò che è elettronico, mi piace il tennis, il calcio, mi piace stare con gli amici. Le tue priorità nella vita: mia figlia Sofia, anche la mia compagna. Perché sei nel movimento? Perché quando non c'è più nessuno che ti rappresenta, è ora che diventi protagonista. Provengo da esperienze di comitato di quartiere. I comitati di quartiere nascono per difendere gli interessi dei cittadini. Dentro al movimento non è poi così diverso. Se dovessi essere eletto consigliere municipale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? La partecipazione dei cittadini è fondamentale. Ritengo il modello Parma, con le assemblee periodiche nei quartieri, una soluzione efficace. Dimmi tre cose urgenti da risolvere nel municipio. Primo, ripristinare gli edifici degli asili e aumentare l'offerta dei posti pubblici per i bambini. Abbiamo un grande patrimonio da sfruttare, spesso ceduto agli amici degli amici con la scusa di non poter sopportare i costi, strutture che potrebbero soddisfare le numerose domande di accesso alle scuole dell'infanzia. Secondo, aprire l'amministrazione municipale per un vero rapporto di collaborazione con i cittadini. Necessario, siamo nel 2013, basta con la raccolta delle firme, creiamo degli strumenti veri di partecipazione per i cittadini, per dare un peso alle loro scelte, organizzati o meno con comitati o associazioni. Terzo, ricostruire le comunità nei quartieri. Il municipio è l'istituzione più vicina ai cittadini, deve svolgere un ruolo di aggregatore delle comunità attraverso una serie di politiche giuste e mirate al bene comune dei cittadini. C'è una bella differenza tra destinare uno spazio a un centro commerciale piuttosto che a una biblioteca, una ludoteca o una piazza come centro di aggregazione. Un pensiero in libertà. C'è bisogno di ricostruire i quartieri, ricostruire la città, ricostruire lo Stato. Partire innanzitutto dalla cultura e poi dal rispetto. Alle persone con cui parlo dico: dialogate, parlate col vostro barista, col vostro macellaio, col vostro negoziante di fiducia, informatelo e chiedete. Se vi girate dall'altra parte non saprete niente di quello che succede nel vostro quartiere.